Uno zombie e un unicorno? Una sfida pericolosa? O una dolce amicizia? La signora Gonzales ha preparato un regalo carino e gustoso per il suo animale domestico arcobaleno. Unicorno, dove sei? Piega del feltro bianco a metà. Traccia una calza di Natale seguendo un modello e ritaglia. Cuci due pezzi insieme. Incollaci a caldo un pezzo di pelliccia sintetica. Aggiungi delle orecchie di feltro e un corno scintillante in gomma piuma. Colora la pelliccia con i pennarelli. Metti i dolci nella calza. Ma uno zombie si è intrufolato nella casa della famosa chef. Che profumo delizioso! Che casa carina! E che cos'è? Oh, una calza unicorno! Vediamo cosa ha messo Babbo Natale qui dentro! Come si può mangiare questa roba? È troppo carina! È arcobaleno! Unicorno, sorpresa! Ma dov'è la calza? Ah! Ed ecco il regalo principale! Uno zombie sotto l'albero di Natale! Aspetta, signora Gonzales, lei non è pericolosa! Forse sta solo cercando cibo e qualcuno con cui trascorrere il Natale! Quindi aiutiamola! Ma prima di tutto, ridammi la mia calza! Il cibo normale non fa bene a zombie! La fa solo arrabbiare! Oh, ora mangerà noi! Proviamo con il pan di zenzero natalizio! Sembra che le piaccia! Ed ecco un'idea! Facciamo una casa di pan di zenzero da zombie! Aggiungi il colorante alimentare all'impasto di pan di zenzero e stendilo! Taglia le parti di una casetta seguendo un modello! Cuoci per 10 minuti a 200 gradi centigradi! Taglia i bordi con un coltello quando il pan di zenzero si raffredda! Incolla la casetta insieme usando la glassa verde! Attacca le strisce di pasta di zucchero gialla alle giunzioni. Fai delle linee inclinate con un pennarello nero. Fallo sembrare un nastro di avvertimento. Attacca una porta di pasta di zucchero davanti. Colorala con un pennarello alimentare e scrivici sopra «Zona pericolosa». Metti dei pezzi di pan di zenzero e pasta di zucchero intorno alla casa. Crea dei segnali di avvertimento con il pan di zenzero e pasta di zucchero e posizionali nelle vicinanze. Cospargi con il cocco grattugiato. Questa è più di una semplice casa. Questo è un bunker di sopravvivenza. Zombie, guarda cosa abbiamo. Una zona radioattiva al pan di zenzero. Ti piacerà. Dato che abbiamo una casa di pan di zenzero per zombie, dovremmo creare una casa di pan di zenzero anche per unicorno. La signora Gonzales ha già pronta una graziosa dimora arcobaleno. Stendi l'impasto pronto su carta pergamena. E ritaglia i muri seguendo un modello. Cuoci tutti i pezzi per 15 minuti a 200 gradi. Livella i tagli con un coltello. Decora le pareti della casa con la glassa colorata. Aggiungi dei marshmallow sul tetto. Attaccali usando la glassa. Incolla la casa insieme con la glassa.
attacca un cono di cialda al tetto. Aggiungi gli occhi usando un pennarello alimentare. E fai le guance con polvere perlata rosa commestibile. Cospargi la base della casa con il cocco grattugiato. È adorabile! Unicorno vorrebbe vivere in una casa come questa. Non guardarla nemmeno, zombie! Pensa alla tua di casa! E lascia questa a me! Anche zombie vuole decorare la casa di unicorno. È una cattiva idea! Sembra che le ragazze stiano litigando per le casette di pan di zenzero. Questa è guerra! Stanno usando caramelle e pan di zenzero! L'esercito di pan di zenzero scende in battaglia! Il combattente principale di unicorno è il generale Corno Natale! Decora un biscotto di pan di zenzero pronto con la glassa colorata. Crea un unicorno con un cappello da Babbo Natale indosso. Disegna la faccia e i dettagli con un pennarello alimentare. E questo è il consigliere militare di Clementina, Zombie Natale! Taglia una testa con un cappello di Natale dal pan di zenzero pronto usando un modello. Fai dei tagli in basso. Crea dei denti da zombie. Cuoci per 10 minuti a 200 gradi centigradi. Aggiungi delle linee col cioccolato fondente fuso quando il pan di zenzero si raffredda. Decora l'intero pezzo con la glassa colorata. Di chi sarà il pan di zenzero più forte? Corno Natale o Zombie Natale? Scopriamolo con una battaglia! Niente combattimenti nella mia cucina Natale o non riceverete dolci per tutto l'anno! La guerra può essere fermata solo dalla cioccolata calda della signora Gonzales. Una tazza per unicorno! Diluisci un cucchiaino di amido di mais in 100 ml di latte. Riscalda 200 ml di latte in una pentola e mettici dentro 200 g di cioccolato bianco. Aggiungi un pizzico di zucchero vanigliato, quindi versaci dentro il latte con l'amido di mais. E aggiungi il colorante alimentare rosa. Versa la cioccolata calda in una tazza. Decorala con panna montata. Aggiungi dei marshmallow per fare le orecchie. Colorali con polvere perlata d'oro commestibile. Aggiungi gli zuccherini. Disegna gli occhi sulla coppa con un pennarello. E una tazza di cioccolata calda per zombie! Versa 200 ml di latte caldo in 50 g di cioccolato fondente. Aggiungi il colorante alimentare. Mescola. Taglia a metà un marshmallow. Dipingi un occhio su di esso usando coloranti alimentari e un pennarello alimentare. Metti bulbi oculari di marshmallow nella tazza. Questa cioccolata calda sta fissando zombie. È così gustosa! La cioccolata calda riporta subito la pace tra le amiche. Guarda, hai gli occhi! E io ho le orecchie! È tutto delizioso! È ora di stupire la signora Gonzales con i nostri dessert. Siediti, preparati! Questi sono brownie magici, realizzati secondo la ricetta di unicorno. Aggiungi 150 g di cioccolato bianco a 250 di burro. Sciogli tutto nel microonde. Sbatti 4 uova con un mixer. Aggiungi 200 g di zucchero. Unisci le miscele. Aggiungi 150 g di farina e del lievito istantaneo. Aggiungi il colorante alimentare. Versa in uno stampo in silicone e cuoci per 35 minuti a 200 gradi. Sciogli 150 g di gocce di cioccolato rosa e versa 400 g di panna calda.
taglia il brownie pronto a pezzi. Versaci sopra il composto e decora con zuccherini e arcobaleno. Wow, è così! Rosa! Tocca a me! Brownies ultraterreni da zombie! Versa 200 g di burro fuso in 200 di cioccolato fondente. Mescola! Mescola 280 g di zucchero a velo con 3 uova. Combina le miscele. Mescola 100 g di cacao in polvere con 150 di farina. Aggiungi un cucchiaino di lievito in polvere. Prepara la pastella. Cuocila per 30 minuti a 200 gradi. Taglia le lapidi dal pezzo pronto. Ricoprile con glassa di cioccolato grigia e scrivici sopra con un pennarello alimentare. Sbriciola finemente i resti del brownie. Posiziona le lapidi su un piatto. Mettici il brownie spezzettato intorno. Cospargi di zucchero a velo in modo che sembri neve. Oh, è così creativo! Ragazze, mi avete stupito! Avete davvero talento! Ora la signora Gonzales deve decidere chi è la vincitrice. Di chi è il dessert più delizioso? Assaggiamoli! Non ho mai mangiato una lapide prima d'ora! Oh, che meraviglia cupa! Entrambi i dessert sono fantastici! Oggi vincono sia unicorno che zombie! Ti sono piaciute le nostre dolci ricette natalizie? Allora facci sapere nei commenti quali dolcetti vorresti fare in questo periodo festivo, quelli di unicorno o di zombie! E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere le nuove ricette delle feste di Trum Trum!